sveglia, non suscita e non risveglia la coscienza del presente. Facciamo memoria di un fatto passato per risvegliare la coscienza di oggi. E qual è la coscienza di oggi? La consapevolezza. Questo evento non resuscita né risveglia la coscienza del presente e non riporta in vita i figli scomparsi il 5 maggio di 25 anni fa. Con queste parole Don Giacomo dà inizio all'omelia in suffragio dei cittadini di Siano che persero la vita lasciando sgomento e disperazione. Il 5 maggio 2023 la città di Siano deposita un cippo e procede poi con la piantumazione di una quercia, quasi a voler ricordare quel peso sul cuore che ci portiamo noi sopravvissuti. Al calar del sole, che chiude il sipario della memoria nel posto che custodisce il ricordo, una cerimonia e una targa con scritti i nomi di Ilaria, Maria, Angela, Rosalba e Roberto, che in questi giorni più volte abbiamo sentito. Una fiaccolata silenziosa che è partita dalla chiesa della Santissima Annunziata, come ogni anno. Il 5 maggio per la città di Siano è il giorno della memoria. Si ferma tutto, oggi come allora, scuole, esercitazioni e iniziative che hanno un solo scopo, non farsi trovare impreparati. Con la fiaccolata voluta insieme all'amministrazione comunale, alle associazioni di volontariato, dalla protezione civile alle forze dell'ordine, sottolineando così l'impegno a non lasciar cadere nell'oblio il ricordo e la testimonianza sull'immane tragedia del 5 maggio 1998. All'arrivo, davanti al monumento funerario, con la mano sul cuore e l'inno di Mameli, le fiaccole lasciano il posto al buio di quella notte. Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su questo luogo e vi rimanga per sempre. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.